E sono qui dal vivo a Radio 3 Suite, Paolo Travagnini e Nicola Buffa. Questo è un pezzo dello stesso Buffa, Ste, abbiamo detto, vero? Di sì, esatto. Sì. Oh. Il nostro numero telefonico, ve lo ricordate da casa, della segreteria? Ve lo ricordo, 06-3242-841. Una domanda, come mai tanta attenzione a tutto quello che c'è prima della musica, nel presentarla, nel descriverla, un po' anche i discorsi che facevi tu, Paolo? Cioè, invece di semplicemente dire vabbè, noi abbiamo questi pezzi e li facciamo sentire, la necessità di spiegarne in maniera così approfondita, diciamo, i presupposti vostri, teorici, filosofici e via dicendo, perché poi sembra anche una, non dico mettere le mani avanti, ma sembra che sia una parte integrante, nel senso che voi ci tenete, ho notato anche nel modo in cui comunicate il vostro lavoro, sia dal contenuto dell'articolo che dal materiale che date per conoscere il vostro curriculum, la presentazione del progetto, mi pare che questo sia un aspetto al quale voi tenete particolarmente. Allora me ne domandavo la ragione. Beh, perché è nata da questa ricerca proprio, cioè, diciamo, negli fatto anni premusicale, diciamo, da una sì, in pratica in questa ricerca, diciamo che poi come tecnica particolare è la sofrologia, che è un particolare tipo di ricerca, insomma, medico-scientifica, con la quale pratichiamo, insomma, da un po' di tempo, e in questo studio, con grandissima sorpresa nostra, due motivi fondamentali sono usciti, ma sinceramente non ho parole appunto per esprimere, perché in questa ricerca diciamo c'è stato un aumento delle prestazioni, diciamo, tecniche sugli strumenti, seppur non studiando in maniera canonica, perciò con un'altra via. Anche se poi studi canonici li avete fatti. Beh, certo, è chiaro. Ecco, appunto. Sì, abbondantemente. Ecco, quella. Sì, sì, beh, è chiaro. Se la chitarra bisogna impararlo. Certo, non è che corde vuote. Uno dorme, poi si sveglia. Insomma, suonare, certo, no. Cioè, questa è una carriera. No, diciamolo, sennò sembra che trentennale. Non ci sia la possibilità, con uno spontaneismo così. Devo parlare nel microfono, ho capito. Con uno spontaneismo, uno si alza la mattina, c'è qualche bella idea. No, bisogna studiare lo strumento. Certo, esatto. Uno studio e una professione più che ventennale, insomma, alle spalle, e chiaramente alla fine è uscita questa cosa. Però la cosa più interessante è appunto l'aspetto creativo, cioè ci tiamo a dirlo, perché parecchio di questo materiale è nato proprio in questa forma di coscienza diversa che è nata con questa ricerca, insomma. Perciò adesso, scusate un attimo, voi non potete sapere che cosa accade a un povero conduttore quando c'è un pazzo paranoico che si aggira per lo studio cambiandoti le cuffie. E mi avete messo questa cosa come ambra? Adesso però bisogna che o buon compagno o Taglioni mi suggerisca quello che devo dire, una delle due, non so se Taglioni è all'altezza, ma comunque ci proviamo, grazie, va molto meglio, vedo che sono tutti più contenti, va bene, scusate, queste da casa abbiate pazienza, queste intemperanze non accadranno più. Questo vostro progetto lo presenterete adesso qui e poi dal vivo in un concerto prossimo? Sì, in realtà l'abbiamo già presentato in vari locali di Roma. E questa è un'altra grandissima sorpresa che abbiamo avuto, che non ci aspettavamo, sì, sinceramente, cioè i locali pieni, zeppi, e non ci aspettavamo un'accoglienza così. Una discreta risposta da parte di chi ascoltava, insomma. Esatto, c'è un pubblico attentissimo. Che è la cosa più importante, no? Esatto. E poi puntualmente la cosa più bella è che quando alla fine del concerto, quando venivano a darci delle impressioni, dicevano esattamente quello che noi volevamo, cioè l'aspetto emotivo, cioè l'aspetto dell'atmosfera che si crea, questa magia con il pubblico, forse perché, insomma, abbiamo fatto parecchio teatro, non lo so, comunque un feeling che si viene a creare, sì, esatto, insieme. Ed è quello che ci dicono, senza, cioè è quello che volevamo dire, insomma.
E quella è la cosa che vuol dire che la musica poi veicola, arriva nella direzione, esatto, che voleva. Esatto, veicola emozioni. Andiamo avanti. Allora, intanto io informo che Paolo Travagnini, raccontiamo che tipo di strumentale avete qua a disposizione, perché la radio non tutti questi cavi non si vedono, c'è una chitarra acustica e poi... Sì, una chitarra classica, microfonata, anche se è elettrificata, ma il suono non è tanto buono. E mentre così col microfono, i potenti mezzi della Rai. Beh, abbiamo i nostri tecnici che sono esatto, i migliori poi, sulla piazza. Perfetto, infatti concordo. E poi in un altro brano che poi sentiremo più tardi, uso una chitarra elettrica che c'è uno speciale apparato che suona in via MIDI, perciò con dei suoni particolari per creare, per espandere, diciamo, il vocabolario dei suoni della chitarra. E Nicola? E Nicola ha una chitarra elettrica normalissima con per aumentare anche qui la gamma timbrica dei suoni a disposizione, ho una normalissima pedaliera di effetti e basta, insomma. Va bene, questo poi spiegheremo magari, perché io credo che si diano per scontate delle cose. Una normalissima pedaliera di effetti è una cosa che dice molto a chi suona la chitarra, sì, ma invece certo, a chi sta a casa e non ha mai visto una pedaliera per gli effetti non dice niente. Vogliamo fare un attimo un esempio, sì, di suono, diciamo, modificato in diverse maniere. Scusate, ma facciamo una quindi pagina. Direi, certo. Questo suono è un suono non modificato, per esempio. Questo è un effetto di delay, eco semplicemente, quindi questo è un effetto di chorus. Questo è col compressore. Questo è con l'ottave. Questo doppia il suono. E poi questo è un distorsore. Questo ci fa subito sobbalzare gli ex rocchettari presenti in sala, no, subito. Noi veniamo da quella generazione là, per cui... Verso la chitarra con i denti non ci sei ancora arrivato, però no, non lo fai questo. Col naso, però la so. È un plettro più che un naso. Allora, andiamo avanti con Paolo Travagnin e Nicola Buffa, che cosa ascoltiamo adesso? Allora, un altro brano che ho scritto io si chiama Primavera, se vuoi poi ti spiego perché. Va bene, non è estate, non è autunno, non è inverno, questo già dice molto, ma è il tempo giusto. È primavera. Paolo Travagnin, Nicola Buffa.